Rio Maggiore è il borgo più a sud. Le abitazioni sono dipinte con i tipici colori liguri e sono sviluppate in altezza su due o tre piani. Il centro storico è situato nella valle del torrente Rio Maggiore, dal quale il borgo prende il nome. È divisa in due parti, a nord paese dei contadini e a sud paese dei pescatori. Sono uniti da un passaggio sotterraneo da dove inizia un lungo tunnel che porta alla stazione ferroviaria. Nella parte più alta e nel centro storico si trovano i principali monumenti: la chiesa di San Giovanni Battista, patrone del borgo, la chiesa di Sant'Antonio e l'edificio religioso più antico del borgo, oratorio di Santi Rocco e Sebastiano nei pressi del castello del 1480, il castello di Rio Maggiore. Rio Maggiore es el pueblo más al sur. Las casas están pintadas con los colores típicos de Liguria y se desarrollan en altura de dos o tres plantas. Su centro histórico se encuentra en el valle del Rio Maggiore, del cual el pueblo toma su nombre. Está dividido en dos partes, al norte el país de los campesinos y al sur pueblo de los pescadores, unidos ambos por un paso subterráneo desde donde comienza un largo túnel que conduce a la estación de tren. En la parte más alta y en el centro histórico se encuentran los principales monumentos: la iglesia de San Juan Bautista, patrón del pueblo, la iglesia de San Antonio, que es el edificio religioso más antiguo del pueblo, el oratorio de los santos Rocco y Sebastiano, cerca del castillo, del año 1480, el castillo de Rio Maggiore. Rio Maggiore is the southernmost village. The houses are painted in the typical colors of Liguria and developed in height on two or three floors. The historic center is in the valley of the Rio Maggiore, from which the village takes its name. It is divided into two parts. To the north, country of the peasants, and to the south, fishing village, they are joined by an underground passage from where a long tunnel begins that leads to the railway station. In the highest part and in the historic center are the main monuments: the Church of Saint Juan Battista, patron saint of the town. The Church of Saint Anthony is the oldest religious building in the village. Oratory of Saints Rocco and Sebastiano, near the castle, from 1480, the castle of Rio Maggiore. Dei suoi sentieri trekking, forse il suo richiamo principale è la Via dell'Amore, sentiero che congiunge Rio Maggiore a Manarola, famoso per i suoi incantevoli e indimenticabili panorami. Il sentiero è attualmente chiuso a causa di una frana. Ultimamente sono stati aperti solo i primi 200 metri da Manarola. Numerosi sono poi gli altri sentieri che collegano Rio Maggiore a Manarola e Porto Venere. L'economia riomaggiorese, una volta fondata quasi esclusivamente sull'agricoltura ed in particolare sulla coltivazione della vite con la produzione di famosi vini, è basata oggi soprattutto sul turismo. De las rutas de senderismo, quizás su principal atractivo sea la Vía del Amor, un camino que conecta Rio Maggiore con Manarola, famosa por sus encantadoras e inolvidables vistas. El sendero está actualmente cerrado debido a un deslizamiento de tierra. Últimamente solo se han abierto los primeros 200 metros desde Manarola. También hay muchos otros caminos que conectan Rio Maggiore con Manarola y Porto Venere. La economía de Rio Maggiore, que alguna vez se basó casi exclusivamente en la agricultura y en particular en el cultivo de la vid con la producción de los famosos vinos, hoy se basa principalmente en el turismo. Hiking trails, perhaps its main attraction is La Via dell'Amore, a road that connects Rio Maggiore with Manarola, famous for its enchanting and unforgettable views. The trail is currently closed due to a landslide. Lately, only the first 200 meters have been opened from Manarola. There are also many other roads connecting Rio Maggiore with Manarola and Porto Venere. The economy of Rio Maggiore, which was once based almost exclusively on agriculture and, in particular,
on the cultivation of the vine with the production of the famous wines, today is mainly based on tourism. Fra gli eventi c'è la festa di San Giovanni, anche qui patrono, a cena con il produttore, lo Shack Trail, altre feste come quella dell'Assunta di San Rocco e diverse mostre espositive del castello. Luogo di ispirazione per vari artisti come il lungo murales del tunnel di Silvio Benedetto, artista argentino che ha decorato anche le stazioni ferroviarie delle Cinque Terre. Rio Maggiore è piena di segreti e leggende affascinanti. Il passaggio segreto, un borgo con ponti, la costruzione della ferrovia. Scopritelo! Entre sus eventos encontramos la fiesta de San Juan, también patrón del pueblo, la cena con el productor Río Divino, el Chaquetrae, otras actividades como de la Asunción, San Rocco y varias exposiciones y muestras en el castillo de Río Mayore. Río Mayore, lugar de inspiración de varios artistas, como el largo mural del túnel de Silvio Benedetto, artista argentino, que también decoró las estaciones de tren de las Cinque Terre. Río Mayore está lleno de fascinantes secretos y leyendas. El pasadizo secreto, un pueblo con puentes, la construcción del ferrocarril. Descúbrelos. Events, Feast of San Giovanni, also patron here. Dinner with the producer, Rio Divino, the Sayaca Trail, other festivities such as the Asin, San Rocco and various exhibitions in the castle. Place of inspiration for several artists, such as The Long Mural of the Tunnel, by Silvio Benedetto, an Argentine artist, who also decorated the train stations of the Cinque Terre. Rio Maggiore is full of fascinating secrets and legends, the secret passageway, a village with bridges, the construction of the railway. Discover them. Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi e se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci, realizzeremo con voi video spettacolari anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto!